Buon pomeriggio, grazie Lando come sempre, grazie per avermi dato l'opportunità un po' di tirare le fila su Banca Intesa, perché io c'ero al congresso di giugno, me lo ricordo Messina, mi ricordo quello che accadde e dunque anche dalle parole di Lando e poi dalle parole del panel precedente, come dire, ho colto che senza dubbio Banca Intesa, Intesa San Paolo, ha giocato un ruolo abbastanza decisivo in questo contratto. Perciò mi fa piacere invitare Alfio Filosomi, che è responsabile delle politiche sindacali e del lavoro di Intesa San Paolo. Grazie, sieda pure lì. Paolo Citterio, che è il coordinatore Fabi dentro Intesa San Paolo. Prego. Mattia Pari, che fa parte della segreteria generale, segretario generale aggiunto di Fabi, quindi diciamo dentro Fabi si occupa di Intesa San, di Intesa San Paolo. Lando, naturalmente, sì. Ti aiuto? No, hai altri? Spero che non sia il tuo discorso introduttivo, no, diciamo. Fatemi mettere vicino a Arcio. E poi chiedo e chiederò l'aiuto ancora una volta di Cristina Casadei del Sole 24 Ore. Mi aiuterà a fare domande ancora più incisive e anche più dettagliate ovviamente delle mie. Grazie Cristina. La stessa cosa con Frediano Finucci, caporedattore di La 7, del TG La 7. Grazie. Ciao Frediano. Allora, io farei così, proprio per non perdere tanto tempo, faccio io un paio di domande d'apertura, poi lascio la parola anche ai miei colleghi. Però naturalmente parto da Filosomi, come abbiamo detto, inutile che ci ripetiamo, questo contratto è stato storico anche per la posizione che di tutto inizio ha assunto Intesa San Paolo. Però la domanda che le faccio è: alla fine si è arrivati a un contratto firmato da tutti, identico contratto. Quello che disse Messina, prima Lando diceva, vabbè, avrebbe comunque potuto dirlo anche facendo parte di ABI, cioè ABI non è che può impedire a un amministratore delegato di un gruppo di parlare. E dunque il bilancio di questa posizione che ha assunto Intesa San Paolo ad oggi, qual è? È servito? È stato utile? Beh, io direi che come tutte le cose nelle relazioni sindacali contano i fatti. Tutte le cose della vita, ma nelle relazioni sindacali in maniera particolare, conta il fatto che il contratto è stato firmato in tempi relativamente rapidi, direi, forse anche meno di 9 mesi, per cui credo che il risultato sia stato questo. L'ha firmato l'ABI, l'ha firmato Intesa San Paolo, questa è una novità assoluta, però lo stesso testo, come è stato condiviso con ABI e con le organizzazioni nazionali, con i segretari generali, per cui credo che sia stato assolutamente un risultato estremamente positivo. Qui voglio sottolineare una cosa, l'ha detto Lando prima, l'hanno accennato un po' anche nella tavola rotonda. C'erano delle dinamiche che non funzionavano più. Questo è un dato di fatto. Credo che, partendo da sempre da dati oggettivi, poi credo che ci rientreremo nell'ambito del confronto, ma il dato di fatto qual è? Che si doveva prendere coscienza che a distanza di 30-40 anni c'era un'inflazione che non era quella che avevamo abituati a gestire negli ultimi anni. Nello stesso tempo grandi cambiamenti organizzativi, grandi cambiamenti, vedi la trasformazione digitale e i risultati. Allora credo che quello che è stato fondamentale, che il nostro amministratore delegato, dottor Messina, ha colto fin dall'inizio, è stato proprio questo. Un cambio che non poteva che essere fatto. È lì, credo, il fulcro importante. Ripeto, sempre dati oggettivi. Questo è l'elemento che secondo me ha cambiato le cose, che dovevamo fare così, poi tanto ci si ritornerà, lo so. Ovviamente. Però credo che l'elemento fondamentale, so la partenza oggettiva e l'arrivo oggettivo. Questo credo che lo possano confermare anche le controparti. Però a questo punto la domanda è naturalmente, data questa scossa, Sileoni diceva ribaltato il tavolo e ora
giunti a una firma che è stata unitaria. Questa posizione autonoma ha ancora senso? Lei mi diceva che il 12 di giugno, quando il dottor Messina ha dato inizio, diciamo in qualche maniera, al rinnovo del contratto, lo dovete chiedere a lui. Io con la mia funzione è quella di gestire le decisioni che il capo azienda prende. Alla luce di quello, poi questo voglio dire. Non voglio Se lei fosse in una mia trasmissione, le direi: vabbè, però ce la può avere un'opinione. Certo che ce l'ho un'opinione, però vede, io credo che l'elemento è molto delicato, perché qui poi bisogna andare a vedere tutte le dinamiche che sono successe negli anni, nei vari settori, perché qui si parte da quando, per dire, la Fiat uscì da Confindustria, no? Che eravamo a ottobre del 2011, siamo arrivati a vari tipi di modalità di partecipazione al confronto, per primi noi. Cioè, Intesa San Paolo, la parte assicurativa è uscita dall'ANIA, non ha più dato il mandato sindacale da febbraio del 2012. Allora anche quello c'è un certo tipo di percorso. Sappiamo che Unipol è uscita totalmente dall'ANIA eppure ha partecipato all'ultimo rinnovo. Intesa, che ha certe caratteristiche legate a quello che è la sua storia, la sua impostazione, ha individuato una modalità, revocando il mandato sindacale ad ABI, di rimanere comunque al tavolo e gestire, perché l'obiettivo era quello, raggiungere un contratto nell'interesse dei lavoratori e delle aziende. Credo che questo sia il punto. Le faccio io un'ultima domanda da parte mia, una curiosità che riguarda il contratto, in quanto abbiamo sentito sicuramente la soddisfazione dei sindacati, c'è una scheda, una classifica bellissima, la prima volta che ho rivisto Sileoni gli ho detto beh, ora venga a fare quello dei giornalisti, nel senso che chiaramente capisco la soddisfazione dei mi bancari. Mi associo. È vero, cioè dico, venga anche il dottor Messina allora però. Messina dovrebbe andare dall'altra parte. Cioè faccia una chiacchierata con gli editori Messina e gli spieghi quello che era la mia domanda. Però obiettivamente questa è stata carina. No, infatti dico, spieghi quella che è la mia domanda. Dal punto di vista di Banca Intesa, soprattutto visto che conosciamo almeno quello che si può intuire, la strategia industriale, l'attenzione alla banca digitale, eccetera, eccetera, qual è stato il successo del contratto in termini concreti? Cioè che cosa avete incassato che vi premeva tanto, che vi stava a cuore? Io credo fare proprio il contratto da una risposta ai lavoratori. Cioè nel senso che di fronte... Cioè, voi vi siete seduti dicendo noi dobbiamo dare più soldi a questi bancari. Non cioè, bisognava dare, proprio, no, noi ci siamo, cioè, è quello che è stato in qualche maniera rappresentato. No? Cioè voglio dire... Ora la dico male, so che tocco qualche suscettibilità, ma se nel nostro, da quando è nata Intesa San Paolo, sono stati fatti, lo dico anche allo stadio, 1247 accordi, allora... Ma sono aumentati? No, ora... In un mese sono aumentati di 300? Sì, sono aumentati. L'ultimo 28 di dicembre. Ma in un mese 300 di più in un no, mese? No, che 200? Ero rimasto indietro. Allora, voglio dire... Questo rappresenta che noi tutto un certo tempo se l'abbiamo sempre fatte, no? Lo smart working in Intesa è fatto a dicembre 2014, il contratto nazionale dicembre 2019. Questo già dice lunga un certo tipo di impostazione. Allora, sul piano evidentemente normativo anche a noi ci interessano tante cose, però il contratto collettivo ha una valenza in sé. Perché se no avremmo potuto fare un'altra scelta, no? Il dottor Messina poteva decidere, no, noi si fa il contratto collettivo di gruppo, quello che una volta hanno fatto in Fiat, quello che è stato fatto un po' alle Poste prima. Complicato. Certo, lascia perdere. No, mi sta chiedendo qual è il nostro punto di vista. Il nostro punto di vista è che invece che il settore deve tenere il rapporto con le organizzazioni sindacali è forte. È stato accennato prima, un settore che ha oltre il 70% di iscritti, e noi ricordiamoci sempre bene i numeri, perché siamo 272.000 con un tasso di sindacalizzazione di oltre il 70%, e credo che questo sia un altro elemento importante. Allora, Lando, acquisite le risposte di filosofi, effettivamente uno dice, vabbè, allora quella giornata di giugno era già tutto finito quel panel con Messina, il contratto è stato il più facile della sua vita.
Se la controparte tra le più importanti, anzi è il gruppo imprenditoriale più importante del paese, si siede dicendo insomma vogliamo dare un po' più di soldi a sti bancari, è stato il contratto più facile. Allora, io non vita. So se il dottor Messina ha preso un'iniziativa del genere perché ha in mente qualcosa nel prossimo futuro, ma è tutto da dimostrare questo. Quindi quello che, come disse recentemente, e tu te lo ricorderai bene, io rimasi molto sorpreso, il magistrato più importante d'Italia, Gratteri, sottolineò positivamente in un convegno le iniziative di solidarietà che il gruppo Intesa prende nei confronti della lotta alla povertà. L'ha detto Gratteri, non l'ha detto uno qualsiasi, no? Quindi io non so se ci sono doppi fini dietro, se ci sono, se è un modo per tranquillizzare le acque per poi agitarle dopo. Non lo so questo, non credo che sia così. Sta di fatto che abbiamo trovato un interlocutore che in pochi secondi ha detto alle organizzazioni sindacali: va bene, 435 euro d'aumento in media che ha prodotto quella distanza fra noi e le altre categorie. L'avrebbe potuto fare qualsiasi altro amministratore delegato. Noi, questo è un paese strano, quelli che prendono iniziative, che sono più bravi, che hanno comunque delle capacità migliori, ma magari altri ne hanno altri tipi di capacità, no? Ma perché le persone che propongono qualcosa di positivo per la collettività devono sempre essere viste come quelle che hanno un doppio fine, un doppio scopo? Lo vedremo, no? Io l'ho detto nella relazione, se non ci andrà bene la banca digitale perché magari saranno fatti 5 call center e tutta una serie di persone ammucchiate lì dentro, non firmeremo l'accordo oppure dissentiremo in modo tale per poter poi comunque raggiungere un accordo sostenibile per tutti. Ma preventivamente dire tu non lo puoi fare perché tu devi stare nel mucchio e è il mucchio che decide. Questi sono tempi superati. Soltanto in Italia succedono queste cose, ma neanche in Grecia succedono. Qui ci sono dei rituali che vanno spazzati via. Si perde tempo e poi non si migliora dal punto di vista né professionale né sindacale. Quindi le banche devono prendere i vertici delle banche nella loro competizione sfrenata che hanno, anche personale, devono capire che l'iniziativa che ha preso Messina è un'iniziativa che probabilmente, io credo sicuramente, Messina crede che i dipendenti bancari erano pagati meno rispetto a quanto meritavano e hanno trovato e ha approvato le nostre richieste per questo semplice motivo. La dietrologia poi lo faceva Bocca, no? Te lo ricordi Bocca, il giornalista Bocca, che era un esperto di dietrologia. Per il momento noi ci fermiamo qui, poi quello che verranno lo affronteremo nei confronti Posso aggiungere una Prego. Cosa? Perché ha detto una cosa importante, Lando. La famosa iniziativa, no? Che si è fatta alla fine di ottobre a Brescia, il 26 d'ottobre, con l'iniziativa che il CEO ha dato del 1,5 miliardi nei prossimi anni, è stato lì che, confermato il ragionamento dell'accettazione della richiesta del sindacato, è stato anche detto che andava bene riallargare la base del trattamento di fine rapporto su cui si conteggia appunto gli accantonamenti, che guarda caso era stato fatto, credo 12-13 anni fa, no Stefano, quando era una fase di difficoltà per il settore, era giusto ritornare a un certo tipo di soluzione. E guarda caso in quell'occasione lì è stato proprio detto, fermo che comunque noi l'anticipo l'avremmo dato in attesa del rinnovo e quant'altro, ma non è solo perché siamo il primo datore di lavoro privato italiano con 72.000 persone, quello che una volta erano aziende di settori manufatturieri, ora l'ha detto lei giustamente, il primo datore di lavoro privato, ma anche perché c'è un finalità sociale sotto. Cioè, voglio dire, è tutto collegato. Quando si va a fare relazioni industriali, poi devi avere quella filosofia. Cioè, questo credo che sia, allora, che sia importante. E allora, perché lo chiedo a Citterio, dato il ruolo, quindi diciamo, è assolutamente positivo che Banca Intesa, come datore di lavoro, ha svolto per i bancari in questo contesto.
Perché Fabi dice però comunque auspichiamo che rientri in seno all'ABI? Beh, indubbiamente, perché vuol dire che si rientra in una normalità. Già in questo consiglio, rispetto a quello del congresso di 6 mesi fa, respiriamo tutti un'area completamente diversa. Quindi un clima di risposte che sono arrivate con la firma del contratto nazionale e che a completamento di questo percorso il rientro di Intesa in quello dell'alveo di ABI al 100% vuol dire che si torna alla normalità, però sono aspetti che sono più da risposte da parte di filosofi. Quello che posso dire è che sicuramente noi abbiamo vissuto dei momenti di forte tensione. Sileoni prima diceva abbiamo vissuto la tempesta, una tempesta veramente difficile, e la forza secondo me delle persone è quella di riuscire a affrontare queste situazioni di difficoltà cercando di uscirne. In Intesa lo stiamo dimostrando, perché, e ci tengo qua a dirlo, noi abbiamo fatto prima di Natale 2 accordi molto importanti. Uno ci tengo in modo particolare perché è un segnale anche questo che parte da Intesa e che può andare anche tutta la categoria, che è un messaggio di solidarietà per tutti i colleghi che hanno figli con fragilità o disabilità, dove abbiamo garantito attraverso un accordo il dopo di noi. È un messaggio fortissimo e dà sollievo a 1500 colleghi che hanno situazioni in famiglia di disabilità. E questo è stato fatto attraverso un accordo importantissimo che dà un segnale di collaborazione tra azienda e sindacato, che noi abbiamo raccolto immediatamente, ma anche la controparte, vedo qua Patrizia Ordasso, è diventato uno stimolo di una collaborazione. Abbiamo fatto un altro accordo importante sull'articolo 4, una materia delicatissima che ci deriva dallo statuto dei lavoratori, cioè i controlli a distanza dei lavoratori, e l'abbiamo fatto in mezzo a mille difficoltà, ma dimostrando che collaborando si possono trovare soluzioni condivise e con la piena soddisfazione di tutti, perché io credo che l'azienda al giorno d'oggi abbia bisogno di risposte anche in tempi abbastanza veloci, e noi come organizzazioni sindacali vogliamo fare degli accordi di qualità, e sicuramente il clima che è seguito alla firma del contratto nazionale ci rassegna anche un clima in Intesa San Paolo sicuramente positivo, prodomico ovviamente per tutta una serie di confronti che dovremmo fare su tanti altri temi. E il primo alfio che ti butto lì, secondo me, è quello degli inquadramenti, che in Intesa si è passati da un sistema dove ma lo dico a te e a Patrizia perché siete sicuramente sensibili, perché un tempo aspetta che te devi rispondere. Diciamo in queste settimane molto sensibili. No, comunque si arrivava da situazioni dove i colleghi raggiungevano dei livelli inquadramentali importanti, anche da quadri direttivi, ricoprendo una determinata mansione per un certo tempo. Si è cambiato perché si è detto troppi quadri direttivi. Secondo me adesso c'è bisogno di un po' di riequilibrio, nel senso che bisogna dare stimolo, incentivo ai colleghi, perché non dimentichiamo che molti colleghi stanno uscendo per andare in esodo e in pensione, quelli con i gradi alti. I nuovi assunti delle ultime generazioni non hanno ancora avuto l'opportunità di fare questa crescita, e secondo me un'azienda come Intesa deve dare l'opportunità e lo stimolo ai colleghi di crescere. È una delle richieste che il sindacato mi vuol fare. Non so, filosofi, se vuole fare come il dottor Messina, accetta tutta la piattaforma, così andiamo tutti a casa. Accetta. Via. Il confronto è noto che noi l'accettiamo sempre. Io credo non è tanto l'elemento è giusto, no? Quello che lui pone. Poi bisogna andarlo a contestualizzare. Declinare. Questo è l'elemento, voglio dire, quando si fanno i grandi cambiamenti, noi l'abbiamo sempre fatto, io ritengo che la vera semino che ha cambiato per esempio il concetto di organizzazione del lavoro in Intesa San Paolo e da quando si è sviluppato da tutte le parti, è quando noi dal concetto di generalista della filiale che si occupava di tutti
di tutte le varie attività in Banca dei Territori. Poi Barrese ha individuato per esempio i territori commerciali, per cui retail, exclusive, agribusiness, impact, cioè voglio dire, è giusto quello che chiede Paolo, però poi va riportato e gestito e contestualizzato rispetto a un'organizzazione del lavoro che è in evoluzione, e lo faremo come sempre, perché il presupposto qual è? Migliorare. Ma noi già lo facciamo, e qui voglio fare un richiamo a voi giornalisti. Io credo che il settore del credito, inteso in maniera particolare, l'ha citato lui, welfare, organizzazione del lavoro, trattamenti, contrattazione di primo livello, di secondo livello, conciliazione vita-lavoro, siamo all'avanguardia, ripeto, il settore è intesa, però a livello mediatico c'è un po' di timidezza. Cioè, se certe cose vengano fatte, che ne so, la settimana corta a livello contrattuale se la sono inventata allora nel 99, poi è chiaro anche lì che lo strumento lo utilizzi nel momento che serve, però poi viene fatto fuori dal settore del credito un'enfatizzazione. Allora posso capire lo smart working, che tutto sommato è più difficile, no, se uno non è in ufficio, ma la settimana corta, 4 giorni si lavora in banca e 4 giorni si lavora in un'industria manufatturiera. Credo che questo elemento vada, qui ripiglio anche il ragionamento che faceva Lando anche nella sua introduzione, la valorizzazione delle relazioni industriali a livello del settore del credito. Io cito per Intesa San Paolo perché condividerò questa riflessione poi anche con... No, con, ma io mi sto preoccupando, Giuliano, perché sono 3 volte che condivido quello che ho detto io. Ma l'hanno detto loro, siamo in un clima... È da giugno che siete un'entità, un'entità unica. Pari, a questo punto però si diceva, bene, il contratto è la cassetta degli attrezzi, cioè poi bisogna applicarle. Mi dica concretamente, come hanno fatto anche nel panel precedente, esempi concreti, quali sono i rischi poi anche all'interno dei gruppi, non necessariamente Intesa San Paolo, perché mi sembra andiamo tutti d'amore d'accordo, dico all'interno dei gruppi, di come poi questo contratto magari può prendere delle deroghe, com'è che ha detto degli infinocchiamenti, ecco, infinocchiamenti credo vari, che sia un termine vari. Tecnico, prego. Le dico intanto sul tema della segmentazione, sugli inquadramenti, che vale per Intesa San Paolo e tutte le banche, perché tutte le banche hanno fatto quel tipo di segmentazione sugli inquadramenti. Io credo che siano segmentazioni più finalizzate ad attribuire un portafoglio commerciale piuttosto che a valorizzare delle competenze trasversali che erano: mi occupo di finanziamenti piuttosto che di investimenti. Poi I modelli gestionali non li scegliamo noi, noi gestiamo le ricadute, ci sediamo a un tavolo e cerchiamo di trovare un accordo che vada bene. Per quanto riguarda il tema di come si applica il contratto, le faccio 2 esempi che secondo me possono valere per Intesa San Paolo. Una è la revisione del codice comportamentale che ha Intesa San Paolo, che io ritengo sia troppo rigido e non è neanche adeguato agli attuali adeguamenti che abbiamo fatto del contratto, salvo che non sia stato adeguato negli ultimi giorni, non l'ho visto io. E lo vedrà nei prossimi giorni. Ok, allora qualcosa succederà, magari se lo condividiamo prima non sarebbe male. E comunque va adeguato rispetto al contratto nazionale. E un altro tema che secondo noi su cui si potrebbe ragionare, siccome il contratto lavora molto sulla formazione, lavora molto sul tentativo di non perdere occupazione all'interno del settore, col fondo per l'occupazione, Intesa, lo diceva il segretario generale in apertura, ha valorizzato anche il tema della riconversione rispetto agli esodi, questo è una questione molto importante. C'è un tema di presidio dei territori. All'interno di Intesa San Paolo abbiamo un protocollo delle relazioni industriali che aveva, secondo me, anticipatamente capito che le dimensioni del gruppo necessitavano di un'attenzione particolare ai territori, altrimenti si perdevano dei pezzi. Si fanno degli incontri sul territorio, ma questi incontri sono anche per l'accordo stesso finalizzati a un'informativa, a un confronto, e non tutte le istanze che arrivano da loro, che spesso si siedono a quei tavoli, che conoscono bene quello di cui sto parlando, non trovano poi una concreta risposta da parte della banca. Io credo che lì ci siano dei margini di miglioramento, e chiudo, però voglio dire in maniera molto chiara che le cose secondo noi stanno
insomma, rispetto al momento del pieno della tensione che raccontava il segretario generale in apertura, lo dimostrano anche gli accordi che ricordava prima Paolo, dimostrano che ci stiamo capendo e stiamo raggiungendo accordi importanti. Questo lo voglio sottolineare. Poi Cristina, do la parola. Io mi riallaccio a quello che si diceva all'inizio, cioè avete fatto oltre 1200 accordi sindacali da quando è nata Intesa San Paolo 17 anni fa. Però non sono mancati anche i momenti in cui l'accordo è arrivato un momento dopo l'introduzione di alcuni cambiamenti organizzativi, che intanto però i singoli a poco hanno cominciato a metabolizzare. Questo è successo a un certo punto con il pacchetto flessibilità, con cui come dire, vi siete portati avanti su temi che erano oggetto di discussione proprio per i cambiamenti tecnologici ma anche sociali che nel frattempo erano intervenuti. E, ecco, poi è arrivato l'accordo sindacale, insomma, perché poi una volta metabolizzato il pacchetto è arrivato anche l'accordo sindacale, però è arrivato dopo. Ecco, e se io le dico partecipazione, no? Lei che cosa mi risponde? Cioè, qual è la vostra visione delle relazioni sindacali, cioè effettivamente partecipate, anche alla luce del fatto che, appunto, come ricordava prima, avete questa quota così elevata di iscritti. E poi un'altra cosa che volevo chiederle è, siccome diciamo che voi scegliete sempre dei momenti molto particolari, anche un po' strategici, nella comunicazione di cose che poi alla fine, insomma, ribaltano il tavolo, no? Il vostro capo azienda annunciò che avrebbe dato un anticipo dell'aumento entro la fine dell'anno se non fosse stato raggiunto l'accordo sindacale. Lo annunciò in un momento molto particolare, no? Che era un evento in cui veniva raccontato l'impegno del vostro gruppo per il sociale. Quindi la domanda è quanta parte diciamo, attraverso le relazioni, insomma, sindacali, anche la vostra contrattazione, come trasferite, diciamo, anche il sentire della vostra banca, che non è un tema banale. Poi una cosa che però su cui le chiedo, come le scordo, io sono anziano, tutte queste domande proprio la sintesi, ma possiamo dire Intesa San Paolo ricuce con Habitant, il contratto l'avete firmato, però resta fuori dal CASL, oppure non va bene neanche così, perché altrimenti non riesco a fare la sintesi della posizione. Io fa fatica a mettere tutto insieme. Allora, diciamo così, sul discorso di come noi vediamo le trattative, fu facile, no? Lei ha citato i numeri degli accordi. Per fare gli accordi vuol dire che le trattative le facciamo. Le trattative poi non implicano sempre un percorso semplicissimo. Lei cita giustamente la cosa dell'organizzazione del lavoro, settimana corta, smart working, che tant'è vero, siamo partiti a luglio del 2022 e l'accordo l'abbiamo fatto a maggio del 2026, ma anche questo è la conferma della partecipazione col sindacato. Cioè, se ci immaginiamo che tutto sia come è successo col contratto ora, cioè ogni momento ha una sua, il tempo regge l'atto, no? C'è un certo tipo di situazione, ci si confronta e si trova le soluzioni. A volte è più complicato anche litigando, perché se ci immaginiamo che tutte le volte, e deve essere in maniera costruttiva, a me devo dire, oggi siamo in idillio totale con l'Andri. Dillo, devo dire, è così. Quando mi ha citato nella presentazione, no, che ha apprezzato, ma è quello il modo. Se no le relazioni sindacali non si fanno sia da una parte che dall'altra. Questo è, credo, l'elemento importante. Poi c'è un altro punto, un aspetto fondamentale. La cultura d'impresa si fa in due modi. O uno decide di farla solo managerialmente, oppure si fa managerialmente
o con le relazioni, e con le relazioni sindacali, cioè tutte e due. Questo è quello che ha detto il CEO, questo è quello che è la componente essenziale dentro Intesa San Paolo. Poi, con i numeri che abbiamo, se vogliamo fatta fazzi, allora facciamo tutto da solo. Se invece vogliamo costruire le cose fatte per bene, le dobbiamo fare anche con il sindacato. Questo è, ribadisco, un altro elemento fondamentale. Quando l'ho citato prima, quando Vecchi lo rammentava, il fatto, come dice lei, Cristina, che l'abbiamo detto, il dottor Messina l'ha detto a Brescia, è evidente, no? Tant'è vero, ha detto io faccio questo, lo faccio, questo intervento per combattere la povertà, il disagio sociale, ma voglio partire con i colleghi, con i lavoratori, rispetto al discorso dell'anticipo e quant'altro, no? Che comunque noi avremmo riconosciuto, fermi 435 euro, fermi il TFR, come dicevo prima, e tutti gli altri argomenti che debbono essere portati avanti. Poi, sulla questione legata, si rientra, non si rientra, l'ho già detto. Cosa deve scrivere la povera Cristina? Non lo so, quello che deve scrivere, ribadisco, io credo che poi quello che conta è, c'eravamo lì al tavolo, sì, quando noi siamo usciti dall'ANIA a febbraio del 2012, avevamo la nostra divisione insurance di 300 persone, ora la divisione di Fioravanti sono 1800 colleghi, d'accordo? E le cose sono funzionate, perché lì lo statuto dell'ANIA consente, pur rimanendo dentro, di prima, non è che se firma l'ANIA mi impegna automaticamente, ma io devo fare una contrattazione a livello di gruppo per recepire quello e poi l'andiamo a calibrare. Certo che se io ho un'organizzazione del lavoro come ce l'abbiamo noi, che c'è una divisione che è una società prodotto, poi le vendano le filiali, tant'è vero noi nel 2017 quando abbiamo recepito il contratto collettivo degli assicurativi di allora, cosa abbiamo stabilito? Quello che era un totem per gli assicurativi, che però in Intesa San Paolo lavoravano anche il venerdì, perché se il bancario lavora venerdì pomeriggio è giusto che lavorino anche gli altri. Posso tradurre? Vuole aspettare fino al rinnovo delle cariche NABI. Ma delle deleghe. Ha fatto tutto sto giro, ma questo è il senso. E comunque, prendiamo l'ultima cosa sui numeri, credo che era anche, no? Una cosa che è fondamentale. Della domanda di Cristina ci tengo questo. Quando ci sono i grandissimi cambiamenti, sindacati, aziende, associazioni di categoria possono fare tutti gli accordi che vogliano. Ma quello che ci vuole è il consenso individuale. Quando noi andiamo a fare certi tipi di accordi, Mattia, è evidente che c'è una tradizione dietro, di abitudine, che anche quello si deve cambiare, non solo dalla parte dell'azienda ma anche del sindacato, anche in azienda, di capire che quel momento è scattato. Ma comunque, accordo o non accordo, a maggior ragione accordo, e noi li faremo sempre, ci vuole il consenso dell'individuo all'inizio. Perché se no è un problema, perché se no diventa una sorta di imposizione. Poi quando l'argomento è metabolizzato, dove è più facile, no? In questo caso l'individuo chi è? I lavoratori, e chiaramente devono, tant'è vero anche alla luce dell'accordo, Lando. Non è che noi si impone autonomamente di fare una certa cosa. Prendiamo il 4x9. Si parla sempre di organizzazione del lavoro nei settori produttivi diversi dal credito. Le filiali, ce n'è qui, quanta gente c'hai? 1000 persone? Io credo che sanno bene la difficoltà organizzativa. Credo che le banche, da questo punto di vista, con le filiali, sono quelle che organizzativamente sono messe più in difficoltà di tutti, no, nella gestione, perché sono polverizzate. Ok? Sa cosa vuol dire, come facciamo noi, come si fa in banca dei territori, che se viene chiusa la filiale, il singolo lavoratore ha 3 opzioni. Lavora 4 giorni quel giorno, quella settimana, oppure decidere di lavorare in smart working, oppure se non vuole stare nemmeno in smart working può andare in un'altra struttura della banca. Cioè, questo perché solo nel momento in cui c'è la metabolizzazione, la condivisione da parte del singolo, certe cose possano entrare e funzionare. Al di là di quello che Lando, Susi, Fulvio, gli altri segretari generali concordano con l'ABI, con le varie aziende. Questo è quello che Frediano.
Allora io vorrei fare un tweet, poi vi spiego anche perché. Il tweet è che noi sul palco abbiamo il rappresentante della più grande banca italiana che si sta giocando moltissimo, forse tutto, su un progetto molto complesso digitale. E poi abbiamo un sindacalista che sapete benissimo chi è, che ha appena chiuso il contratto, che è un po' l'equivalente delle regole di ingaggio per i soldati. Allora, perché io ho detto un tweet? Perché vorrei tirare in ballo, alzando un po' la visione, una persona che si chiama Elon Musk. Elon Musk non solo fa i razzi e le automobili elettriche, ma è partito come imprenditore del fintech. E l'acquisizione di Twitter, che adesso è diventata X, nella sua intenzione era fatta perché lui vuole fare di X, di Twitter, come lo chiamo io, una piattaforma di micropagamenti digitali che è l'antipasto poi per fare il credito. Perché vi dico questo? Vi dico questo perché se voi avete l'occasione di leggere la biografia, sono 500 pagine, molto poderosa, però si legge abbastanza velocemente, ci sono tutta una serie di insegnamenti, ma uno in particolare mi ha colpito ed è quello che nel mondo del digitale e dell'innovazione non si può avere successo se si rispettano le regole. Questo è l'insegnamento di Elon Musk che, oltre a fumare canne, a prendere acidi e a fare tante altre cose. Vediamo, questo se tu glielo dici a lui, siamo messi in modo male. Questo è il suo insegnamento. Allora, da una parte abbiamo la regola madre. Mi convince sempre di più. La regola madre del successo nel campo tecnologico che viene da parte dell'uomo più ricco del mondo e probabilmente da quello che è considerato il genio di questo secolo. Dall'altra parte abbiamo i guardiani delle regole. I guardiani del contratto. Allora io chiedo a voi due, come si risolve questo dilemma? Altrimenti tutte le banche in Europa sono spacciate di fronte alle banche digitali, ai bot e all'intelligenza artificiale. Rispondite. No, do prima tu. Ma io credo che anche in questo, no? Cioè, perché dobbiamo omologarci per forza perché uno ha fatto un certo tipo di impostazione? Anzi, l'abbiamo detto anche alla presentazione del piano industriale, Ceo l'ha detto, prima di tutto l'intelligenza artificiale e la digitalizzazione non comporta una perdita di un posto di lavoro. Noi ci siamo anticipati, certe cose le facciamo ormai da molti anni, ho fatto l'esempio dello smart working, ma anche di altre cose, perché io credo che però il valore aggiunto dell'affidabilità, del modo di essere in un determinato modo, poi alla fine paga. Non so se rendo l'idea. Io non è detto che se Musk dice quello che dice, io credo che noi siamo la rappresentazione concreta per quello che ho detto un attimo fa rispetto alle relazioni industriali, rispetto a tutto quello che so, il nostro modo di organizzare, di fare risultati. I risultati li facciamo non solo Intesa San Paolo, li fanno tutte le banche in questo momento, tant'è vero questo ha determinato il rinnovo del contratto a certe condizioni, perché ricordiamocelo sempre, per poter essere forti, per poter dare, come dire, risposte, essere autorevoli, poter fare i contratti in un certo modo, dottor Messina, proprio nell'auguri, che è dipendente di Intesa San Paolo, l'ha sentito, no? Paolo, l'ha detto il 19 di dicembre. La redditività, i risultati sono fondamentali, perché anche questo è un elemento centrale. Io credo che un'alternativa a un modo, io non lo voglio definire, però Frediano, come lei ci ha rappresentato, ci sia. E Intesa San Paolo sia nelle condizioni ora, attuali e prospettiche di poter stare nel mercato in un certo modo e portare risultati non essendo spregiudicati, ma rispettando le regole, accettando quello che comunque viene detto e fatto nel rispetto delle persone, tutte le persone, che siano dipendenti, siano clienti, siano aziende. Credo che questa sia la risposta che io, che non ho la competenza, diciamo, da un punto di vista professionale su certi tipi di attività, ma da un punto di vista concettuale io credo che sia questo. E lo richiamo nel momento di quando dicevo le relazioni sindacali poi prendono, non solo perché siamo il primo datore di lavoro privato in Italia, ma perché c'è un sentire, un aspetto sociale, civile, che impone di ragionare in un determinato modo. Si è parlato degli extraprofitti, il famoso 1,5 miliardi, credo Messina l'ha detto a maggio, che
che se ci fosse stata anche quella tassa lì, lui se fosse stato funzionale a per dare incontro alle persone che erano in difficoltà, l'avrebbe fatto. Poi le dinamiche, le scelte che sono state fatte, che non spetta a me decidere, sono state diverse, però Intesa San Paolo e Carlo Messina questo l'ha fatto. Ma è nella finalità anche del nostro gruppo. Se noi abbiamo il 20% delle fondazioni, fate due conti di tutti gli utili che prendano, poi dove vengano ridistribuiti sul territorio. Io credo che anche questo sia un elemento che dà la risposta alla questione che poneva lei. Lando. Ma in pillole, il settore bancario italiano è considerato attualmente il settore più sano e più robusto in tutta Europa. Prova ne è che il MES, che non ha per il momento approvato il nostro governo, serve preventivamente per salvaguardare qualche banca, importante banca straniera che scricchiola. Quindi fare un riferimento con quello che succede in America con gli imprenditori più o meno illuminati, più o meno spudicati, è un esempio secondo me che ci può stare, però le condizioni di partenza sono completamente diverse. E negli Stati Uniti c'è un mercato veramente libero, no? Dove tutti più o meno possono permettersi di tutto. Qui ci sono delle regole, dei paletti che vanno comunque rispettate. Quello che condivido con Alfio è che i modelli da prendere come esempio per il settore bancario non sono quelli che, come dire, in questa fase storica passano per la maggiore, che hanno più consenso, che hanno più visibilità, che hanno più ricchezza, ma sono quelli che producono delle situazioni che vanno a vantaggio della povera gente, che vanno a vantaggio delle persone che anche le banche rappresentano, perché il ruolo sociale delle banche è anche questo, di rappresentare socialmente le persone e aiutarle e aiutare quelle aziende e quelle persone che sono in difficoltà. In mezzo c'è la Banca Centrale Europea, che è una sorta di Elon Musk moltiplicato 10.000, che pretende che i bilanci delle banche siano puliti, che pretende che gli NPL siano pari allo zero, e quando esistono gli NPL trasferisce il problema, pulendo i bilanci delle banche, li trasferisce sul territorio facendole gestire a società di recupero credito che non guardano faccia nessuno e che mettono in difficoltà milioni e milioni di persone. La politica tenta di prendere un provvedimento a favore di queste persone che vengono danneggiate da queste società di recupero credito, ma non ha la forza e neanche, secondo me, tanta fantasia, tanta voglia di farlo. Quindi la sintesi di tutto io penso che sia la seguente. L'Italia è un paese bancocentrico ed è bancocentrico finché esiste una competizione sfrenata, dura, ma che comunque produce dei risultati come quella attuale. Noi abbiamo attualmente, io l'ho sempre detto, a livello di, l'ho conosciuti tutti, potremmo insieme, se vuoi, scrivere un libro su questo, ho conosciuto tutti gli amministratori delegati degli ultimi 40 anni, 35-40 anni, e mi sono fatto la convinzione che quelli attuali, con tutte le diversità, con tutte le problematiche, con tutti i diversi caratteri e i diversi obiettivi che hanno, noi abbiamo attualmente il miglior gruppo di amministratori delegati che il settore abbia mai avuto. Poi commemoriamo Mattioli, il primo manager socialmente importante della Comit a suo tempo, c'è stata la commemorazione poco tempo fa, ci ricordiamo anche di altri banchieri illuminati socialmente e quant'altro, ma noi oggi abbiamo il problema esattamente opposto. Abbiamo una classe dirigente molto preparata, neanche eccessivamente spregiudicata. Quelli spregiudicati erano quelli che hanno fatto danni alla Popolare di Vicenza, Veneto Banca, al Monte dei Paschi, alle quattro ex Bridge Bank, Banco Napoli, potrei continuare, Banco di Sicilia, potrei continuare all'infinito. Tutta gente che si è salvata, quasi tutti. E purtroppo questo gruppo dirigente è capitato in un momento storico particolarmente significativo. Una BCE che vuole essere più potente e più determinante degli stessi governi del Nord Europa,
è una competizione inevitabile fra gruppi bancari che si fanno la guerra, ma veramente si fanno la guerra, perché sono costretti o decidono di raggiungere il miglior risultato possibile per distribuire quei dividendi agli azionisti, che permettono poi a chi sta sul podio dell'amministratore delegato delle banche di rimanere ancora per tanto tempo a svolgere quel ruolo. Quindi non c'è il regolatore. La Banca d'Italia con le piccole banche regolava un tempo, le cose non sono andate spesso bene, ma c'era un regolatore. La Banca Centrale Europea non svolge da regolatore, e quindi conseguentemente c'è questa competizione fra banche, spesso selvaggia, che produce poi tutta una serie di pressioni commerciali all'interno delle banche, perché i risultati devono essere ottenuti. Ultimo, ma non ultimo, dei problemi, la Banca d'Italia lo ha citato pochi giorni fa, diminuiscono i prestiti alle imprese. Perché diminuiscono i prestiti alle imprese? Perché a quei tassi le imprese non chiedono prestiti, ma chi ha la possibilità si autofinanzia con la propria disponibilità a livello liquido sul conto corrente. No? Quindi viviamo una fase, questa è la sintesi di tutto, che volevo dire nell'introduzione, che non ho detto, ma è la pillola che riassume tutto. Viviamo una fase in cui tutte le banche, chi in un modo, chi in un altro, tendono a prendere tempo. Grazie. Posso dare una risposta, integrare una cosa a Finucci, che a conferma della differenza rapidissimo tra noi. In un'intervista fatta dal CEO a, credo, fine di novembre, dicembre, dopo la firma del contratto, ha detto una cosa, me l'ero segnata, sugli aumenti, per dire che se lo schema è quello della spregiudicatezza, però si può fare diverso. Lui ha detto, e pazienza se gli economisti dicono che gli aumenti salariali fanno aumentare l'inflazione. Io credo che ci siano poi dei valori, delle cose, sono stati enunciati all'inizio, che poi sul lungo periodo hanno un valore enorme. Credo che questo sia il punto. Ci tenevo. Sono d'accordo. Grazie ad Alfio Filosomi, Paolo Citterio, Mattia Pari, grazie a Cristina Casadei, grazie a Fridiano Finucci, grazie naturalmente a Lando Maria Sileoni. Io cedo il palco a Mauro Paoloni.